A quanto ammonta il patrimonio di Gerry Scotti? A parlarne, con ironia, è proprio lui, ma qualcuno scopre la cifra esatta. Gerry Scotti è un personaggio amatissimo del piccolo schermo e molti si chiedono, dopo tanti anni di carriera, a quanto possa ammontare oggi il suo patrimonio. Di che cifre parliamo? In un'intervista dello scorso settembre, il conduttore ha dichiarato di essere soddisfatto del suo stipendio, anche se come sappiamo non si tratta di un'entrata fissa mensile, ma piuttosto dei compensi che i professionisti della TV percepiscono in base ai programmi che vengono affidati loro. Gerry Scotti è ormai da tempo uno dei volti di punta di Mediaset e la sua carriera è iniziata proprio grazie al compianto Silvio Berlusconi che dopo la sua morte ha passato la rete televisiva a suo figlio Pier Silvio, che oggi è amministratore delegato dell'emittente. Quest'ultimo ha permesso il ritorno sul piccolo schermo della Ruota della Fortuna, con a capo proprio lo stimato conduttore. Gerry ha dichiarato di aver ricevuto la proposta di tornare a condurre l'amata trasmissione proprio nel giorno del suo compleanno. Ecco cosa ha detto a Gente. Il mio regalo non è una torta, non è una bottiglia, non è un orologio. Ma l'anno prossimo se vuoi puoi rifare la ruota, ho comprato i diritti. Gerry Scotti, tutti i programmi, recenti e non. Come abbiamo detto, Gerry Scotti è uno dei volti di Mediaset e di recente lo abbiamo visto in diversi studi televisivi, oltre a condurre la Ruota della Fortuna, infatti, è stato anche al timone di Io Canto Generation, Tu Sì Che Vales e molti altri. Non di rado, poi, è passato per lo studio di Striscia la Notizia. Tutte queste trasmissioni sono andate in qualche modo a rimpinguare il patrimonio dello stimato presentatore che oltre agli utili che riesce a metter via ha deciso di investire nel mattone con diverse proprietà immobiliari. Ma non è finita qui. Ad aumentare il volume del portafoglio di Scotti ci sono anche pubblicità, vini e libri. Molti, infatti, non sanno che Gerry Scotti è un produttore di vini rossi, bianchi e rosé. Questa attività, insieme alle altre, permette al conduttore di avere ben 5 società che valgono poco meno di 40 milioni. A quanto ammonta il patrimonio? Gerry Scotti, ironizzando sul suo patrimonio, si è lasciato sfuggire questa confessione. Non sono il calciatore che ha guadagnato di più. Ma ho avuto la fortuna di giocare in Serie A per 40 anni. E da buon mediano ho i soldi sufficienti per ritenermi appagato e per non compiere nessuna scelta per soldi. A me non mi compri, a fare i conti in tasca al conduttore ci ha pensato Open, il portale di Enrico Mentana ha stabilito che nel 2023 la Gerry Scotti Spa ha fatturato 6 milioni di euro, registrando guadagni per 4,3 milioni di euro. Questi, sommati ai beni immobiliari e finanziari, raggiungono rapidamente la cifra di quasi 40 milioni. Le società di Gerry Scotti. Sulla vetta del gruppo della Gerry Scotti Spa c'è la holding di partecipazioni, la GT1, con un fatturato di 541.230 euro, che però porterebbe a casa una cifra ben più cospicua. Open, in merito a questo, dichiara 2,1 milioni di euro di utili che le vengono integralmente dai dividendi, 2,5 milioni di euro, percepiti dalle quattro società controllate a valle. Ancora, poi, troviamo la Good Time Production che, nell'ultimo anno ha ricavato 4,5 milioni di euro, registrando un utile di 2,3 milioni di euro. La GT1, inoltre, ha anche immobilizzazioni materiali e finanziarie per 19,7 milioni di euro, di cui 11,01 milioni per gli immobili di proprietà. Gerry Scotti, così come Maria De Filippi, gestisce da solo il suo patrimonio e il suo lavoro. Proprio il conduttore, infatti, ha spiegato che così facendo tutto ciò che guadagna è solamente suo. Che mossa,
Nonostante tutto, comunque, il noto volto televisivo ha spiegato di potersi avvalere di una persona verso cui nutre grande fiducia, il suo commercialista. Altre attività del conduttore. Gerry Scotti, nella sua città natale, Pavia, ha fondato anche la società Nuovo Cinema Pavia, la NCP. Sempre Open, su questa attività, spiega quanto segue. La NCP fattura 544.000 euro e ne perde 119. 966, ma ha investito 16,6 milioni di euro per quel grande immobile che resta ora a patrimonio della società ammortizzato ogni anno. Come accennato precedentemente, Scotti ha investito nel mattone e a Milano ha ben 3 appartamenti e un villino da 8 ambienti ad Alessio. Questi immobili valgono, complessivamente, 5,7 milioni di euro. Ancora, poi, nel capoluogo lombardo è anche usufruttuario di un'abitazione di 13 ambienti e mezzo, il cui valore sarebbe stimato circa 3,1 milioni di euro. Infine, sempre Open, fa luce su un'altra attività proficua del conduttore. L'ultima società controllata invece si occupa, al momento poco, di occasioni di sviluppo immobiliare e nell'attesa della buona occasione al momento sta perdendo 28.393 euro. Gerry ha poi fatto investimenti personali e nel suo portafoglio ha piccole quote del gruppo WeGreenIt che si occupa di efficientamento energetico e del BGS Club Spa del gruppo Borgosesia.